è il vostro numero! Venite con me, presto! Venitemene appresso! Signori, calma, calma, vi prego! Ascoltatemi, signori! Ascoltate, adesso il numero dei celebri quattro barbieri! Buonasera! Presto, scopa qui! E tu, cosa fai? Vieni qua, presto! Eccomi, dite, padrone! Metti a posto quell'asse, sbrigati! Va bene! Il coro della barba! Mia moglie è una bella capiva, non lo resta dentro, presto! Capito! Gridolini silenziosi, ridolini silenziosi con la G tra parentesi all'inizio, in un lampo telefonico mentre avevamo sempre giocato sulla velocità della lentezza, mi è venuto questo G di gridolini per il ridolini Larry Simoniano. Larry Simon era il titolo originale dell'autore, interprete, inventore di se stesso, che era stato Larry Simon, e che nella prima metà degli anni 10, no, prima della guerra, negli anni 10, aveva cominciato a gettare il suo corpo nel cinema, a rischio di vita, perché vediamo continue esplosioni, cadute sue e anche non sue, che ci fanno immaginare agevolmente i morti che di solito si collegano a più alte catastrofi. E queste veloci tracce di cinema a cura di Ciro Giorgino sono da una parte 18 titoli di ridolini, tra l'altro in diverse versioni, soprattutto nella versione sonorizzata, doppiata in pratica, con la voce tra l'altro di Cesare Polacco, con anche riferimenti a volte evidentemente critici, anche se involontariamente, diciamo di marca automaticamente, velocemente, sbrigliatamente antifascista. È un cinema che, ne parlavo poco fa con Ciro Giorgini, che fa pensare davvero a un enorme ammasso di immagini
in movimento ferme, cioè di immagini, diciamo, di bobine intrecciate, e per montare non il nostro montaggio, ma i film stessi, sembra quasi che a volte ci sia stata una non meno implacabile e precisa metronomia, casualità, randomizzazione del gesto, della selezione, per cui qualunque cosa tu avessi tirato fuori avresti avuto un momento di comicità, di scarto, di autodicomposizione. Quello che avviene raramente nei Chaplin, già meno raramente in Keaton, che forse è una sorta di ponte che continua a agire a diverse velocità, è troppo evidente la sua, straordinariamente evidente la presenza del suo corpo nella velocizzazione, serve proprio a velocizzare internamente quello che lui pensa e viceversa, no? Il suo pensare, la gag supplisce alla pesantezza del corpo, per quanto poi sia uno straordinario e divincolato acrobata. Ecco, qui invece siamo al segno tipico futurista, dadaista, quelle cose che entusiasmavano quasi tutti i futuristi in tutto il mondo, ai quali sembrava questo il cinema, non quello degli intensi drammi psicologici o sociali, e non quello delle grandi narrazioni, ma questo dove si narrava con le cadute, con le avventure di uno pneumatico, con un pallone che vola e esplode, con una caduta in un dirupo. Sempre vivi, sempre morti, perché poi se uno ci pensa davvero a ogni riemersione da una caduta ci aspetteremo, non dico uno scheletro, ma forse forse davvero un fantasma, quello che non vediamo. Allora, in queste veloci tracce di cinema alleniamoci a cogliere la fotografia fissa, ferma di questo desiderio del cinema di essere oltre la vita e la morte, oltre la deperibilità e l'inadeguatezza dei corpi, che ripeto non c'è in nessuno dei grandi cineasti, perché è difficile ripensarlo. Infatti non lo ripensa Larry Simon, lo è in qualche modo Ridolini, e sopporta le sonorizzazioni diverse, sopporta i nostri giochi, sopporta perché è già autodegradato, biodegradato nel senso di proprio degradato della vita, e quindi un luminoso esempio di sprezzo della paura del corpo. Buona visione. Oh, my God.